Buongiorno a tutti, oggi vi mostrerò alcune posizioni che vi possono aiutare per i dolori lombari, per il dolore alla bassa schiena. Allora, prima posizione, una delle posizioni più famose dello yoga, la posizione della pinza, Paschimottanasana. Andiamo a sederci, gambe tese, schiena dritta, inspiriamo verso l'alto, espirando scendiamo in avanti. Appoggiate le mani dove arrivate, non dovete per forza scendere completamente. La cosa fondamentale è che abbiate la schiena dritta, il mento rientrato, le spalle rilassate e che vi concentrate sul vostro respiro. Quando inspirate state fermi, quando espirate scendiamo un pochino. Rispettate sempre i vostri limiti, il vostro corpo ed entrate nelle posizioni dolcemente. Quando abbiamo fatto almeno 5 o 6 respirazioni, facciamo scivolare le mani lateralmente, inspiriamo, espiriamo. Un'altra posizione molto, molto efficace che potete praticare da sdraiati è questa. Raccogliamo le ginocchia al petto. Anche qua per 10 respirazioni allontaniamo le ginocchia, avviciniamo le ginocchia quando espiriamo. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro, sciolgo. Cosa importantissima, quando avete terminato questa posizione, ruotate su un fianco, mi raccomando, e vi portate seduti. Ok? Fondamentale in queste due posizioni è la respirazione, vi può aiutare moltissimo, soprattutto quando espirate, ma di questo ne parleremo domani. Buona giornata.